non dovevano esistere. Nessuno si aspettava di trovarle. Gli scienziati non riescono a spiegare come si sono formate, eppure il telescopio spaziale James Webb le ha trovate. Queste sei galassie, massicce come la nostra Via Lattea, sono piene di stelle giganti rosse. Sono così lontane da noi che sembrano minuscoli puntini rossi, persino per questo telescopio estremamente potente. Gli astronomi hanno analizzato la luce proveniente da queste galassie e stimato la loro età. Sono apparse da 500 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Finora nulla di sorprendente. Le galassie così giovani non sono esattamente rare. Gli scienziati pensano che i primi ammassi stellari potrebbero essere sorti poco dopo che l'universo ha lasciato le cosiddette ere oscure. Questi erano i primi 400 milioni di anni della sua esistenza. In quel periodo, solo una densa nebbia di atomi di idrogeno riempiva il cosmo. Ciò che è estremamente bizzarro riguardo a queste galassie è la loro enorme dimensione e l'età delle stelle che le abitano. Ma questo non coincide con le idee esistenti su come appariva l'universo e come si è evoluto nei suoi primi anni. Inoltre, non corrisponde alle osservazioni precedenti fatte dal telescopio spaziale Hubble, il predecessore meno potente di Webb. Allora, secondo gli scienziati, come dovrebbero apparire le galassie primordiali? La risposta è semplice: giovani e piccole. E infatti, fino ad ora, la maggior parte delle galassie dell'universo primordiale che abbiamo scoperto erano solo dei neonati dello spazio, blu e piccole. Sembrava che fossero appena apparse dal brodo cosmico primordiale e stessero ancora costruendo le loro prime stelle e altre strutture. La maggior parte delle giovani stelle sono in realtà blu. Invecchiando, acquisiscono una luce più rossa dopo aver bruciato il loro combustibile stellare e essersi raffreddate. Ecco perché gli astronomi non erano pronti a vedere vecchie stelle rosse in quelle antiche galassie che il telescopio Webb è stato costruito per scoprire. Un'altra cosa che non erano pronti a scoprire erano galassie più massicce di un miliardo di soli. Eppure è successo. Le galassie più massicce recentemente scoperte sembrano avere masse solo due o quattro volte inferiori a quella della Via Lattea. E la cosa più sorprendente è che queste galassie erano già così grandi quando l'universo aveva solo il 3% della sua età attuale. Ma prima che gli astronomi inizino a riscrivere le loro teorie, cercando di spiegare come galassie così enormi si siano formate così velocemente dopo il Big Bang, dobbiamo assicurarci che ciò che stiamo osservando non sia qualche altro fenomeno spaziale. Tuttavia, anche la maggior parte delle teorie alternative necessita di concetti completamente nuovi. Una delle teorie è la seguente. Forse le stelle nell'universo primordiale emettono luce in qualche modo insolito ed esotico, e poiché gli astronomi non ne erano a conoscenza, non hanno incluso questa possibilità nei loro modelli. Oppure la nostra comprensione di come si formano le stelle potrebbe non essere applicabile all'universo primordiale. Se una qualsiasi di queste teorie si dimostrasse vera, sovvertirebbe completamente la nostra comprensione della formazione delle stelle. E ora, che ne diresti di parlare più dettagliatamente del dispositivo che ha aiutato gli astronomi a scoprire quelle bizzarre galassie? Il telescopio spaziale James Webb è un pezzo di attrezzatura assolutamente mozzafiato, che è circa 100 volte più potente del telescopio spaziale Hubble, e quest'ultimo ha osservato luoghi che distano 13,4 miliardi di anni luce. Il telescopio James Webb è anche piuttosto costoso, per dirlo in modo eufemistico. Anche se inizialmente il costo del telescopio era stimato tra 1 e 3,5 miliardi di dollari, l'intero processo di sviluppo è costato circa 10 miliardi di dollari. Per confronto, la costruzione e il lancio del telescopio Hubble è costato alla NASA 4,7 miliardi di dollari e sono stati necessari altri 1,1 miliardi di dollari per ripararlo in orbita. Nonostante il telescopio spaziale James Webb sia alto 3 piani e delle dimensioni di un campo da tennis, i suoi specchi sono i più leggeri mai realizzati per un telescopio di grandi dimensioni. Durante il processo di produzione, hanno subito una riduzione del peso del 92%. Quando li guardi, gli specchi del telescopio sembrano essere d'oro, ma in realtà sono fatti di berillio. Questo è un metallo grigio acciaio, leggero e fragile.
Una copertura dorata viene applicata a ciascuno specchio, questo è vero, ma non possono essere prodotti interamente in oro, poiché questo prezioso materiale tende a espandersi e contrarsi anche con piccole variazioni di temperatura. Dunque, la quantità totale di oro nel telescopio spaziale James Webb è inferiore a 57 grammi. Questo corrisponde a un pezzo di oro delle dimensioni di una pallina da golf. E le placche d'oro che coprono lo specchio sono spesse solo 1000 atomi. Per quanto riguarda le capacità del telescopio, sarebbe in grado di vedere chiaramente un penny statunitense da una distanza di 38 km e un pallone da calcio da 547 km di distanza. Il James Webb si autocontrolla e la sua temperatura non sale oltre i meno 223 gradi Celsius. Questo è abbastanza freddo da rendere l'azoto liquido. Uno straordinariamente enorme scudo solare a 5 strati circonda il telescopio e riflette via la maggior quantità di luce solare possibile, permettendo al telescopio di restare fresco, per così dire. Si ritiene che questo telescopio sia in grado di rilevare la presenza di acqua su esopianeti distanti. Da molto tempo gli astronomi scoprono pianeti che orbitano attorno alle stelle al di fuori del sistema solare, monitorando leggere diminuzioni nella luce delle stelle. Queste diminuzioni si verificano quando i pianeti ci passano davanti. Inoltre è possibile leggere segnali unici nella luce. Questo può dirci qualcosa sulla composizione chimica dei pianeti. E i più forti e leggibili si verificano all'interno dello spettro infrarosso. E indovina un po', il James Webb dispone di strumenti all'avanguardia che possono aiutare gli scienziati a individuare nuovi pianeti e addirittura a identificare la presenza di acqua. Il telescopio è stato lanciato vicino all'equatore, perché la Terra lì ruota un po' più velocemente. Questo ha dato al razzo una spinta extra. Quando il telescopio spaziale James Webb esaurirà il suo carburante, continuerà a orbitare intorno al Sole indefinitamente. D'altra parte, anche se il telescopio non è stato effettivamente progettato per essere sottoposto a manutenzione o aggiornamenti, potrebbe potenzialmente essere rifornito di carburante con l'aiuto di robot. Questo ne prolungherebbe la durata. Inizialmente gli astronomi erano convinti che trovare qualcosa di eccitante con l'aiuto di James Webb avrebbe richiesto tempo. Pensavano che le prime galassie scoperte sarebbero state così piccole e opache che il telescopio avrebbe trovato al massimo solo alcuni dettagli remoti, ma non è andata come previsto. Non appena le prime immagini sono state rilasciate, gli scienziati hanno iniziato a trovare innumerevoli galassie, luminose, grandi e sorprendentemente vecchie. La competizione è ancora aperta. Un gruppo di ricerca dopo l'altro individua nuovi mondi che stabiliscono nuovi record. Un astronomo ha addirittura detto che il mondo scientifico è in subbuglio, poiché nessuno si aspettava effettivamente risultati così impressionanti. Uno degli obiettivi principali del telescopio Webb è osservare la luce delle primissime stelle e galassie dell'universo. Purtroppo, più un oggetto è lontano, più velocemente si sta allontanando da noi, e più la luce deve viaggiare, più si estende verso il lato infrarosso dello spettro. Questo fenomeno in astronomia è chiamato redshifting. Ma grazie alla sua attrezzatura per gli infrarossi, il James Webb può rivelarci mondi precedentemente invisibili. Quindi, grazie a questo telescopio, siamo riusciti a vedere galassie incredibilmente lontane, che sono nate circa 13,8 miliardi di anni fa. Ciò significa che la luce rilevata ha impiegato più di 13 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Riesci a immaginarlo? Ma una di queste galassie si distingue dalle altre. Sembra essere la galassia più antica che gli astronomi abbiano scoperto finora. Si chiama Gliese Z13 e risale a soli 300 milioni di anni dopo il Big Bang. La galassia più antica precedentemente identificata dai ricercatori fu scoperta dal telescopio spaziale Hubble e risale a 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Durante quell'era raramente esplorata, le prime galassie e stelle iniziarono a comparire. Ma come si è sviluppato esattamente questo processo? Nessuno lo sa con certezza ancora. Potrebbe dipendere dalle leggi di una fisica esotica, compresa l'influenza della materia oscura e dell'energia oscura, o di qualche scarsamente indagata comunicazione tra gas, polvere e luce stellare. Con l'aiuto del telescopio Webb, gli scienziati possono ora testare le loro teorie su cosa stava succedendo là fuori dopo la nascita dell'universo.